propria vita capita di incontrare qualche gigante, lo si capisce dopo molto tempo, quando ci si guarda alle spalle, quando si hanno gli anni per guardarsi alle spalle, di riconoscere tra le tante persone che si sono frequentate nel proprio percorso quali emergono con la grandezza dei giganti. Sergio Zavoli era un gigante in tutte le cose che ha fatto, dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista politico. È stato ricordato dal Presidente un maestro del giornalismo, un pioniere, da quando Vittorio Veltroni identificò il suo talento di giovane ragazzo che faceva le radiocronache a Rimini per chiamarlo in Rai. Un pioniere che ha indicato la strada, che ha formato intere generazioni, un uomo di cultura, un uomo di cinema, uno scrittore, un parlamentare così orgoglioso di essere il parlamentare eletto nella sua Rimini. Un poeta, era così diverso dal tempo di oggi, non soltanto per l'età ma per caratteristiche. Noi siamo in un tempo in cui tutto è veloce, tutto è necessariamente superficiale perché la superficialità è figlia dell'accelerazione della velocità, un tempo di grida, di aggressività. E invece Sergio Zavoli era l'opposto, era la forza della quiete, la quiete del suo modo di parlare, le pause di riflessione, le analisi, mai l'ostilità nei confronti degli avversari, mai l'aggressività nelle interviste straordinarie che faceva, in quelle interviste in cui la sua personalità era così forte da emergere in quella voce fuori campo che ha introdotto nella comunicazione italiana. Non c'era bisogno di farsi vedere, bastava la sua voce fuori campo, in quelle grandissime interviste che ricordiamo tutti, per riconoscere la sua autorevolezza.